Eccomi qua ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Prima di iniziare a mostrarvi gli oggetti che servono per questo fantastico gimmick, per queste illusioni incredibili che avete visto al video, volevo salutare tutti voi perché voi sapete che io vi ringrazio sempre. E grazie a voi che io sto su YouTube e continuo a fare video. Quindi grazie, grazie, grazie. Allora, amici cari, come vi dicevo, il video che avete appena visto è un'illusione veramente incredibile, un oggetto costruito da me, un gimmick particolare. Non so in realtà com'è l'originale, ma io vi mostro il mio oggetto. Innanzitutto andiamo a vedere gli oggetti che servono per costruire questo gimmick. Prima cosa, abbiamo bisogno di un fil di ferro, o quelli per giardino, oppure quelle matasse che usano i carpentieri. Un pezzettino a misura, come diciamo la vostra mano, e vi mostro perché la misura della vostra mano, perché bisogna poi metterlo qui, ok? In modo tale che questo poi si può piegare e fa la forma del pollice. Questa misura è perfetta. Ci siamo? Benissimo. Poi il nastro isolante. Poi ovviamente l'anello e due calamite di questa misura. Due calamite che sono veramente potentissime, ragazzi, hanno una potenza incredibile, e una di queste bisogna metterlo all'interno dell'anello, che ve lo mostro subito. All'interno dell'anello, perché poi ovviamente quando l'anello vedete, avete visto dal video che si muove, la calamita all'interno non si nota. Poi il punto di forza è la camicia nera oppure una magliettina nera. Questo è il punto di forza. Allora ragazzi, non perdiamo tempo, non muovetevi dal divano che andiamo subito a vedere come è stato costruito questo oggetto, questo fantastico gimmick creato da me. Ci vediamo tra poco. Eccomi qua ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Non vi siete mossi dal divano, eh? Sicuro? Ma sono sicuro che siete rimasti ad aspettare me, perché siete curiosi di sapere questo gimmick come è stato realizzato. E ve lo mostro subito. Ecco il gimmick che ho creato io, amici. Non so l'originale com'è, ma io l'ho fatto a modo mio. Come vedete, questo è il gimmick. Nastro isolante, avvolto il pollice e anche il fil di ferro. Come vedete, ve lo mostro così. Poi l'anello si può staccare perché all'interno qui del fil di ferro c'è una calamite e una all'interno, come vi ho mostrato prima, dell'anello. Perché questa piccola idea, ragazzi? Io l'avevo già costruito e questo, diciamo, l'anello non lo potevo togliere, l'avevo fatto tutto intero. E dal video avete notato che io l'anello l'ho passato da una mano all'altra, perché sono riuscito a creare questa idea. Prima non potevo farlo, perché era tutto intero e dovevo rimanere così con l'anello, fermo con la mano. E un po', diciamo, non mi piaceva il video. Poi, pensandoci su, mi è venuta questa idea con le calamite. E come avete visto dal video, io l'anello l'ho preso, l'ho passato nell'altra mano, ho staccato e ho mostrato allo spettatore tranquillamente che non c'è niente di strano. Questa è la mia idea che mi è venuta dopo, quando avevo già preparato il video, ma non importa, ci siamo arrivati. Come vedete, io appoggio qui l'anello ed è perfetto. Io avevo pensato un'altra cosa, non so se voi conoscete il falso pollice, poi più avanti ve lo mostro. Il falso pollice è una gomma, un oggetto che si mette, diciamo, si copre il pollice ed è lo stesso del pollice praticamente. E che succede? Se io l'avevo creato con il falso pollice, potevo, una volta che passavo l'anello da una mano all'altra, depositavo tutto nella tasca, diciamo. Perché con il falso pollice si poteva staccare, invece così rimane bloccato, diciamo fermo. Però dai, dalla telecamera questo gioco si può fare.
E anche in uno spettacolo, non è che da lontano nessuno nota niente. Però ovviamente per toglierlo poi ci vuole un casino. Ma con il falso pollice, diciamo questa piccola cosa che non va bene, che rimane fermo, con il falso pollice va benissimo, perché noi possiamo depositarlo tranquillamente. Quindi ragazzi, spero che questo oggetto vi è piaciuto. Un oggetto creato da me, ripeto, non conosco l'originale come è fatto, se c'è veramente, ma io penso di sì perché ho visto un video che lo facevano talmente perfetto, di giorno pure, camicia bianca, quindi qualcosa di Jimmy che già comprato c'è, quindi io l'ho fatto da me. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete qualche dubbio, e io vi rispondo tranquillamente. Noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo tutorial. Ciao a tutti, amici.